numeri non sono opinabili. Oggi parliamo di numeri, di ricavi e di costi e di tutta quella che è la situazione riguardante il calcio italiano, ma soprattutto la Juventus. La situazione economicamente parlando della Juventus va analizzata e va messa a confronto delle altre big europee. E quindi oggi andiamo a fare un raffronto di quelli che sono i costi, i ricavi e tutte quelle che sono le spese in casa Juve raffrontate con quello di Milan e Inter. Quindi scopriamo tutto il dettaglio perché ci sono novità interessanti e le big della Serie A vengono messe a confronto con i bilanci di Inter, Juve e Milan, cercando di capire qual è la situazione della Juventus parametrata e confrontata anche con quella degli altri club. Come sempre vi ricordo che qui sarete sempre aggiornati sulle vicende della vecchia signora, ma anche di altri club, quindi se vi va iscrivetevi al canale in maniera assolutamente gratuita. Tra l'altro vi ricordo di lasciare un like perché questo ci aiuta nello sviluppo di nuovi servizi, e se vi va c'è la campanellina legata proprio agli annunci, vi arriverà proprio la notifica per quanto riguarda i nuovi contenuti. Allora andiamo a analizzare quelle che sono tutte le situazioni economiche delle società italiane con Juve, Inter e Milan messa a confronto per quanto riguarda ricavi, costi e risultato finale, oltre che debiti e patrimoni. Insomma, una situazione globale che ci fa capire parametrata qual è la situazione attuale di Juve, Inter e Milan, partendo dai ricavi. Quindi partiamo da quelli che sono i ricavi di varia natura, partendo per esempio i ricavi da gara. Questo è forse il primo dato che fa capire la situazione della Juventus, perché 78 milioni per l'Inter, 72 per il Milan, 61 milioni per la Juventus. Poi diciamo che poi ci sono delle differenze minime, ma stiamo parlando di un numero che, dati alla mano, ci fa capire una cosa. Intanto, a livello di stadio, San Siro è uno stadio che accoglie più persone rispetto all'Allianz Stadium, ma al di là di questo c'è una Juventus che ha sicuramente meno affluenza negli ultimi anni, e soprattutto l'entusiasmo che vivi in questo momento a San Siro per l'Inter e per il Milan, che sono squadre che dopo anni di anonimato sono tornate in alto. Beh, questo si vede, un Inter che in questo momento ha sempre il pienone, un Milan che anche, la Juventus in questo momento un po' meno. Vuoi per gli ultimi anni in cui c'è forse la pancia piena di un tifoso che ha vinto tanto, vuoi una Juventus che non entusiasma, un po' questo dato allarma. Altro dato che allarma è sicuramente quello legato ai diritti TV, dove l'Inter prende 196 milioni, il Milan 174, la Juventus un po' meno, 157. Ricavi commerciali, qui invece la Juventus fa più del doppio rispetto alla rivale Inter, perché parliamo di una Juventus che ha, a livello di ricavi, il dato è di 178 milioni, 74 per l'Inter, 127 per il Milan. Quindi da questo punto di vista, da quel punto di vista là, cioè dai ricavi commerciali, la Juventus ha un dato assolutamente a favore. Ricavi gestione calciatori, e qui c'è un dato che ci fa vedere la differenza sostanziale, perché una Juventus che può vantare un dato importante, 70 milioni contro i 6 del Milan e contro i 39 dell'Inter. Altri ricavi, 35 per l'Inter, 22 per il Milan e 39 per la Juventus. In totale quindi vediamo una Juventus che a livello di ricavi è superiore, non dico nettamente, ma supera le altre: 507 milioni per la Juve, 404 per il Milan, 425 per l'Inter. E ricordiamoci che Juve, Milan e Inter vivono tre situazioni totalmente opposte. L'Inter è da anni che è consolidata come grande squadra e va in finale di Champions, è un Milan che è tornato dopo anni di anonimato, ha vinto anche lo scudetto, è una Juventus che invece non vince da tanti anni, eppure i dati sono a favore della Juventus. Dati negativi però arrivano quando si parla anche di costi, e anche qui purtroppo la Juventus è superiore alle altre, perché andiamo nel dettaglio: costo del personale, la Juventus 282 milioni, 173 il Milan, 226 l'Inter. Anche qui costi del personale troppo elevati. La Juventus infatti sta lavorando per abbassare quello che è diciamo lo stipendio medio dei collaboratori, dei dirigenti, di tutto quello che riguarda lo staff Juventus, ed è qualcosa di cui abbiamo parlato qualche giorno fa in merito a quelli che sono dei stipendi troppo alti negli ultimi anni. Ammortamenti e svalutazione, Juventus anche qui superiore, 179 milioni a fronte dei 122 dell'Inter e dei 71 del Milan. Costi, gestione, calciatori, anche qui cifre molto più alte per la Juventus rispetto al Milan, manovers rispetto all'Inter, che qui vediamo dei dati superiori, e quindi 12 contro i 13 dell'Inter e 4 del Milan. Altri costi, parliamo di 133 milioni per la Juve, 140 per il Milan, 102 per l'Inter. Anche qui vediamo un distacco totale: 606 per la Juventus, 389. Quindi anche qui occhio, perché il Milan sa come gestire, sembra saper come gestire le risorse, invece un Inter un po' più alta, 465 milioni. Andiamo quindi al bilancio, quindi confrontando i bilanci vediamo il risultato netto. Lo stato netto che ci fa capire quelle che sono
diciamo, come va a finire il bilancio, se è inutile o è stato appunto in passivo. L'unica, e anche qui il dato ci viene a aiutare, tra le sei società, l'unica chiude il bilancio inutile per la prima volta nel 2006 è stata il Milan. Per questo quando si parla di Milan si parla sempre di gestione e di un calcio sostenibile. Perché il Milan negli ultimi anni ha gestito al meglio le risorse, puntando forte sui giovani, cercando di valorizzare gli stessi, di venderli al momento opportuno e di fare sempre questo tipo di attività. Spendere quando hai incassato, ma puoi incassare tanto quando prendi i giocatori giovani e li valorizzi. L'esempio, secondo me, classico, perfetto, ideale, è la situazione che ci fa vedere quel Tonali. Al di là del caso calcio scommesse, è un giocatore valorizzato dal Milan, preso per 15 milioni dal Brescia e venduto per 80 dopo due stagioni al Newcastle. Questa è l'operazione perfetta, se ci pensiamo. Tra l'altro, ancora più perfetto lo vediamo quando. Quando vediamo che il Milan l'aveva preso in prestito con diritto di riscatto il primo anno Tonali fa male, fa molto male al Milan. Quindi magari un'altra squadra, a fronte di un riscatto fissato a 15 milioni, qualcun altro poteva dire: no signori, ve lo riprendete, perché a 15 milioni noi non lo riscattiamo, perché ha fatto un'annata negativa. Invece il Milan ci crede, lo prende, fa fare altre due stagioni di livello altissimo al ragazzo, e a quel punto il Milan poi lo vende a 80. Quindi da 15 a 80, beh, capite che è un'operazione fantasmagorica. E quindi in questo il Milan è avanti, anni luce rispetto alle altre. E vediamo i dati. Il risultato operativo meno 40 per l'Inter, 14 in positivo per il Milan, 99 per la Juventus. Oneri e proventi finanziari meno 37 per l'Inter, meno 1 per il Milan, meno 18 per la Juve. Risultate e poi le imposte meno 8, meno 7, meno 6. Il totale a livello poi globale, quindi il totale, stiamo parlando di una Juventus che è con un meno 123, di cui abbiamo parlato molto spesso quando abbiamo parlato dell'ultimo bilancio in casa Juventus, inferiore rispetto agli ultimi anni sicuramente, ma comunque è un dato sempre che deve allarmare, meno 85 per l'Inter, perché anche l'Inter non naviga sicuramente una situazione economicamente parlando fantastica, però il dato del Milan è eccezionale, più 6, numeri da vecchia Juve di Moggi, per intenderci, che vendeva i Zidane e si riprendeva poi tre giocatori fortissimi. Il Milan ha fatto mercato con gli 80 milioni di Tonali, cioè capiamoci, questo è un Milan che ci sa fare. Quindi fondamentalmente parliamo di una squadra che ci sa fare. Poi andiamo al patrimonio netto. Patrimonio netto però ci dice che in questo momento l'Inter vive una situazione pericolosa. Perché? Intanto indebitamento finanziario netto, meno 308 per l'Inter, meno 339 per la Juventus. Attenzione, si parla sempre di Juventus che vive un periodo non esaltante economicamente parlando, non è che l'Inter sia molto meglio, eh. Il Milan invece è positivo, più 10 milioni, quindi applauso al Milan. E poi patrimonio netto, dato preoccupante per l'Inter, meno 161 milioni. A fronte dei 177 del Milan e 42 della Juventus. Quindi da tutti questi dati e tutta questa analisi ne esce benissimo il Milan, ed è per questo che continuo a dire che il Milan è la squadra da prendere ad esempio, per questo continuo a dire che Massara e Maldini in passato hanno fatto un lavorone che doveva essere, diciamo, non lanciato via come è stato fatto dal club milanista, ma doveva essere messo in risalto, non licenziarli, ma anzi premiarli, perché negli anni hanno portato un progetto molto interessante, molto 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 importante. È una Juventus che però quando prende Giuntoli lo fa perché sicuramente perché vuole in qualche modo rilanciarsi e fare un progetto dirigenziale molto simile a quello del Milan.